Allora, rieccoci. Ovviamente i nostri ospiti dovremmo parlare di più su tutti gli argomenti che stiamo ragionandoci, però è anche difficile perché ci siete tutti e mi fa piacere che questa sera ci siete tutti. Diventa, Pisani, anche difficile entrare approfonditamente nell'argomento. Noi cerchiamo di trattarlo chiaramente, visto che siamo in conclusione di campagna elettorale, in maniera sì, non dico superficiale. Io desideravo solo mettere sul piatto qualche considerazione. Ma c'è, in ce più. Sono molte. Dobbiamo sapere, non, se lei guardi. Notizia, ci faccia credere, lo manda le buone notizie. Su cosa? No, lei aveva detto date anche qualche buona notizia, perché sennò ecco, per esempio, una buona notizia sul conto del petrolio in Africa. No, ma Santiago, io vi faccio le domande, cioè, voi dovete rispondere bene, sì, non ma io. Ho ragione. Faccio la domanda, dovete rispondere bene. Se vi dico la sicurezza, voi mi una domanda sull'inclusione sociale, che secondo me è un temone. Santiago, mi lascia terminare. Se io le faccio una domanda sul lavoro, adesso parliamo di lavoro un attimo, è lei che deve rispondere. Dare certezza e sicurezza e la luce ai nostri telespettatori, non io. Vabbè, l'argomento adesso è quello rapido con tutti, perché poi andremo a vedere una scheda che prenderà nel ragionamento il tram, l'ospedale, la fusione, dunque tanti bei ragionamenti che voi prima avete votato tutti in una scheda e andremo. Però prima di parlare di questo chiedo a tutti, inizio proprio da lei, Saviato. Ivo Rossi nella sua campagna elettorale ha detto io se vincerò nei prossimi 5 anni farò sì che ci siano 5.000 posti di lavoro in più in 5 anni. Ecco. Sì. Parlo da 2020, come ragiona in funzione del lavoro, visto che è un argomento più importante, come diceva Garna, della sicurezza? Facciamo 1 milione di posti. Beh, no. Ecco, adesso è lei che deve dare la luce a chi ascolta. La ringrazio di questa domanda, perché dicevo prima, già la comunità europea, non dobbiamo neanche tanto scomodare l'Università di Padova, ha già fatto uno studio sull'Italia e su Padova, sui cosiddetti bacini occupazionali. Ok, i bacini occupazionali, guarda caso, nella nostra città sono, per esempio, prendiamo la questione dell'edilizia, che è una questione bloccata, entro il 2018 comunque tutte le case dovrebbero adeguarsi a norma, ok? A una norma di consumo di carattere edilizio. Quindi da questo punto di vista bisogna che le imprese di costruzioni in qualche maniera si organizzano e si ristrutturino. E se uno non ha i soldi per farlo? Appunto, allora c'è tecnicamente la possibilità e la proposta di Padova 2020 di costituire una società che si chiama ESCO, Energy Saving, quindi risparmio energetico, e quindi è il comune o comunque una serie di un'azienda, diciamo, ad azionariato diffuso, che si propone di fare questo tipo di intervento recuperando energeticamente. Si va da un recupero energetico. Noi mediamente le famiglie padovane o comunque italiane consumano 1.500 euro tra riscaldamento eccetera. In Germania, che è più a nord dell'Italia, si consumano 500 euro, quindi c'è anche un risparmio di carattere energetico, quindi c'è una riqualificazione, e questo è il futuro. Se noi non vogliamo che fra 2 o 3 anni imprese austriache e tedesche vengano in Italia a farci questo lavoro, cominciamo già adesso. Cioè, 2015 Padova, quindi riusciamo a trovare anche posti di lavoro. Piena occupazione, cioè Padova 2020 noi dice, per carità, nei 5 anni, ma nei prossimi 3 anni Padova avrà la piena occupazione nei bacini occupazionali, partendo dalla riconversione, dalla ristrutturazione. L'agricoltura sì, ma biologica, il turismo sì, ma un turismo responsabile, le tecnologie, la zona industriale. Ci sono 200 milioni a Bruxelles, a Lussemburgo, per il microcredito, per le medie e piccole imprese. Noi siamo il paese delle medie e piccole imprese, le piccolissime imprese, pronti per quanto riguarda l'Italia, se li potrebbe prendere anche tutti Padova, da questo punto di vista, per fare microcredito fino a 25. Perché se li potrebbe prendere tutti Padova? Perché se a Padova si costituisce uno strumento dedicato per fare microcredito, che in Italia non esiste, l'Italia potenzialmente è il paese dal punto di vista più grande d'Europa come mercato delle aziende, delle piccole aziende, però non esiste, diciamo, uno strumento dedicato, perché le banche sappiamo che in questo momento si trovano anche in una situazione di difficoltà di fare piccoli finanziamenti, e quindi strumenti dedicati, quindi banche o società finanziarie, che possono erogare microcrediti per un totale anche di 200, anche di 300 milioni. Questo è il viatico per trovare quindi una serie di iniziative anche sul settore delle tecnologie, dell'innovazione, e quindi questi sono i bacini di carattere occupazionale. Noi diciamo c'è piena occupazione.
con il poli anche dell'università, della ricerca, della formazione, dell'assistenza, sulla digitalizzazione, eccetera, eccetera, Padova potrebbe diventare veramente un grande laboratorio. Io stesso ho creato in tutta Italia, in tutta Europa, delle cosiddette buone pratiche che le potremmo produrre tranquillamente a Padova, ottenendo un beneficio anche in termini di benessere collettivo nei nostri quartieri. Quindi c'è piena occupazione. La possibilità di trovare questi 5.000 posti, come ha promesso per i giovani, più di 5.000, sono 40.000. No, vuol dire che è una bella i nostri telespettatori hanno fatto una bella sfida, creare la piena occupazione. Certo, Berti, Jacopo Berti, Movimento 5 Stelle. Sì, io cerco di andare molto sul concreto. Quindi voglio dire che bisogna dare prima di tutto un motivo alle persone per venire a Padova a fare imprese, a lavorare, piuttosto che andare in un'altra città. Allora, questi motivi noi siamo andati a cercarli appunto attraverso delle soluzioni molto concrete. Faccio l'esempio mio personale, come stavo parlando prima, io ho avuto grossissime difficoltà a riuscire a trovare quelli che sono i fondi o degli spazi per poter lavorare qua a Padova, tra Veneto Sviluppo, banche e tutto quello che ne consegue. Proposte concrete: detassazione completa per i primi 3 anni per le nuove società under 35, innovative e antichi mestieri nel comune di Padova. Questo vuol dire che comunque noi abbiamo una società che non esisterebbe, ma dandole per i primi 3 anni un completo sgravio fiscale dal punto di vista comunale, gli diamo un motivo in più per venire a stare a Padova. Questo andando a recuperare quelli che sono gli spazi inutilizzati dal comune. Un esempio classico è l'ex macello di Corso Australia. È un'operazione che è stata fatta con grandissimo successo a Ferrara, dove è stata recuperata una caserma dei pompieri dal comune, e questo ha portato a il fiorire di nuove società all'interno di questo spazio. Quindi le infrastrutture, oltre che la possibilità per di non gravare sulle imprese nuove che devono creare nuovi posti di lavoro. Ma scusi Berti, prego. Ma come mai questa fiducia di tutti? Io ne sono ben felice nell'ascoltarvi, di trovare tutti questi posti di lavoro, non si è fatta anche prima un po' da tutti, e la crisi è venuta non solo a Padova ma dico in generale. Perché io mi sono interessato alla politica da 2 anni e quindi sì, oggi sono alla mia prima sfida e sono convinto che queste possano essere delle ottime possibilità. No dai, un secondo solo. Non può interrompermi nel tempo? No, finché ma parla, sono totalmente d'accordo con lui, cioè volevo solo che... Ho già poco tempo che siamo tutti completati, chiedo scusa. Dovete darmi una mano, senti tanti, ripeto, mi fa piacere, però dovete darmi una mano, sono avviato. Volevo aggiungere una cosa. Ma tutti, anche Pisari vuole intervenire, tutti vogliono intervenire, ha ragione, avete ragione, però siamo in tanti. Io non ripongo più alcune... A meno che, mi scusi, ma non volete stare qui, abbiamo l'editore, gli chiedo gentilmente la cortesia. Noi stiamo qui fino alle 2 di notte. Noi stiamo qui fino alle 2 di notte, se voi siete d'accordo, che poi sia avviato sia lei quello che vuole parlare dopo non mi dà il tempo, io chiedo l'editore. No, bomboletta sparare qua. Vabbè, allora lasciamo. E chiedo scusa, ma capitevi, no? No, ha ragione, dai. Non è bello interrompere. Non è bello interrompere. No, ragazzi, stiamo prendendo tempo. Certo. Lei mi chiedeva perché queste buone idee? Perché io non ho assolutamente più nessun tipo di fiducia nella classe politica attuale. Io sono convinto che solo attraverso un rinnovamento della classe politica dobbiamo noi per primi metterci in gioco, se no perdiamo il diritto di critica. Perdiamo la possibilità di lamentarci se noi per primi non diamo risoluzioni e non proviamo ad attuarle. Questo è quello in cui io credo veramente. Per quello io parlo di un fondo di garanzia per il credito per le piccole e medie imprese. È realizzabile, non parliamo di cose io penso che si potrebbe fare. Ne abbiamo la certezza di queste cose. Dobbiamo trattenere i famosi cervelli dell'Università di Padova. Noi stiamo dando credito ai cervelli dell'Università di Padova. Portiamo avanti un progetto per la mobilità studiato da 3 ragazzi proprio dell'Università di Padova. Quindi queste sono le risorse a cui noi dobbiamo puntare. Io sono cattivo Giuliano Pisani per Colasio. Non posso che condividere quello che ho sentito dire da chi mi ha preceduto adesso, sia il dottor Salviato sia Jacopo Berti, e ribadire una cosa per quello che riguarda la sicurezza, che aggiungo che il centro deve tornare a vivere ed è la cultura che fa vivere un centro. Allora abbiamo l'Altino, abbiamo il Concordi, dobbiamo rivitalizzare questi luoghi, fare accordi con le proprietà in modo da avere una convenzione che consenta ai padovani non
di andare a vedere un film mettendosi in macchina ed andando in periferia, ma potendo fare quello che normalmente facevano fino a pochi anni fa, cioè andarsi a vedere lo spettacolo alle 10 di sera, uscire e andare in un ristorante, mangiare una pizza, eccetera. E ribadisco quello che dicevo prima, cioè non dobbiamo sottovalutare che Padova è una città che offre al turismo culturale un'infinità di siti e di monumenti da vedere. E in questo momento tutto è sottostimato e non esiste una fondazione per la promozione della cultura, per cui abbiamo avuto, facciamo un esempio concretissimo, 360.000 visitatori alle due mostre che l'anno scorso sono state tenute a Palazzo Zabarella e a Palazzo del Monte. Ve le ricordate? Una dedicata a De Nittis, l'altra dedicata a Bembo. Ma queste due mostre erano nello stesso periodo, e cioè nell'aspetto della primavera. Poi in autunno 2013 non c'era nessuno. Pisani, mi scusi, ecco. A Padova negli ultimi tre anni, perché io ho capito, sì, il suo ragionamento, non fa una pia, a Padova negli ultimi tre anni sono andati via 20.000 padovani. Io capisco la cultura, capisco il turismo, però la zona industriale è vuota, i negozi sono vuoti. No, ma questo, lei mi ha posto la domanda è rilancio dell'economia e posti lavoro, di lavoro. Lavoro, e io, cioè, ho già detto che sono d'accordo con quello che ha detto il dottor Salviato, e quindi non lo ripeto, nel senso, certo, che sono assolutamente d'accordo che dobbiamo rigenerare la città. Sono d'accordo con quello che diceva Jacopo, ma non è perché sono d'accordo io, l'abbiamo anche scritto nel programma, ma aggiungo che non si deve sottovalutare. Io parlo da veronese e ho sempre visto nella mia infanzia, adolescenza, la città che è un sistema che accoglie turismo culturale, un sistema. Questa città nostra, Padova, ha delle potenzialità ancora inespresse, manca un coordinamento, per esempio, e ne ho fatto un esempio concreto. Non possiamo permetterci due grandi eventi nella stessa identica diciamo, stagione. Perché? Perché chi viene da fuori non può permettersi di andare a vedere, non so, dico a caso, la Cappella di Scrovegni e due mostre, perché è un costo. Allora, o devi creare un coordinamento, guardate che parlo con cognizione di causa perché anni fa c'era. E per quello che riguarda poi ancora l'ultimo aspetto della sicurezza, ma viva Dio, abbiamo presenze di 20.000 stranieri in città. Andate nelle scuole elementari e vedete quanti bambini ci sono che vengono integrati nelle nostre scuole, integrati, inseriti, dove imparano l'italiano, no? E questo è quello che noi dobbiamo operare. Non deve passare il messaggio che se uno è extracomunitario è automaticamente uno che delinque. Quello che delinque, delinque. E quello che è qui, che lavora, che ha gli stessi drammatici problemi che hanno alcuni dei nostri. Fabrizio Boron, per Bitonci. Ma sicuramente il tema lavoro è un tema anche un po' più vasto, no? Che comprende un paese intero, non solo una città. Certo che le leve che ha un sindaco, che ha una città, sono ad esempio quelle delle tasse locali. Se pensiamo che abbiamo la maggior tassazione come addizionale e che abbiamo fra l'IMU, e non ho neanche visto il prospetto di delibera della prossima, la TASI, la IUCA o quello che sarà, sugli immobili commerciali, sugli immobili di attività, uno gli passa la voglia di iniziare un'impresa. Iniziando un'attività, producendo un'attività, crei occupazione. Quindi bisogna partire sicuramente dal tema della tassazione, abbassare le tasse tagliando molti sprechi e incentivando ovviamente a partire da quello che è il centro storico, quindi non la chiusura del centro storico, ma l'apertura del centro storico tramite i parcheggi, tramite la possibilità di accedere alla visitazione della ZTL, accedere al centro storico che possa lavorare fino a un'ora anche più tarda, e questo crea occupazione. L'ambito culturale, non c'è dubbio, è una città storica, è una città di grande valore culturale, necessita una programmazione, ma la programmazione e l'incentivazione culturale non è quella che passa fra, Benetazzo prima viene da fuori e ha pericolo di fare 800 metri. Noi abbiamo registrato anche come a una certa ora si chiudono i bar in centro alle 11 e poi ci sono gli abusivi che vendono le birre, cioè questa non è economia.
questa è perdita di economia, è uno stralcio all'economia vera, necessita tutelare il controllo della sicurezza, della vivibilità del territorio e allo stesso tempo dare possibilità alle attività commerciali di rivisitare. Ma è un fattore importantissimo. Però il fatto di trovare 5.000 posti di lavoro nei prossimi 5 anni non è un'idea. Guardi, io tendenzialmente non dico che ne faccio 10.000, 5.000, anche perché mancano 10 giorni al voto. Magari se avessi amministrato 5 anni direi cosa ho fatto per l'occupazione più che dire cosa farei, perché quello riesce facile a tutti quanti. Cosa vera è quello che avrei abbassato, avrei tentato, e sicuramente c'è la possibilità di abbassare la tassazione. Perché guardi, lo dicevamo prima, è un comune che ha previsto nel 2013, in piena crisi economica, un aumento delle entrate tramite l'aumento dell'IMU, tramite l'aumento dell'addizionale IRP, un aumento delle entrate fiscali per milioni di euro. Sicuramente quei milioni di euro potevano essere dati come, diciamo volgarmente, libero sfogo delle attività, di avere meno tassazione e magari qualche occupazione in più. No? Se un piccolo esempio, nell'attività dove lavoro io pagavano 7.500 euro di IMU nel 2012, nel 2013 ne hanno pagati 15.000. Sì, così. Ecco, 15 sono 7.500 euro in più, è l'occupazione magari di un part-time, cioè questi sono i livelli di tassazione che girano e pesano, certo, moltissimo nelle attività. Umberto Zampieri ci dirà se è così, se non è così. Ma non so di quali aumenti parli, Boron. Quelli che ho pagato. No, ma cioè, quelli che ho pagato, che conta disponibile a far paghi. Vedere il bollettino. No, siccome il tuo candidato l'ultima volta che eravamo in questa televisione, che è Bitonci, non sapeva nemmeno quali sono le aliquote del comune di Padova, spero che tu sia informato meglio. Allora, si dicono una serie di fesserie in campagna elettorale. Allora, come 5.000 intanto, l'IMU sulla prima casa a Padova è al 4 per 1000. E a differenza di altri comuni governati ad esempio da colleghi di partito di Boron, dove è arrivata al 6. Perché? Perché la scelta di quella manovra tributaria è stata: cerchiamo di tassare il meno possibile la prima casa, perché i padovani proprietari di prima casa sono l'82%, quindi presumibilmente c'è una larghissima parte di padovani, a parte quelli che la casa ce l'hanno già di proprietà, che si sta pagando il mutuo. Cerchiamo di tenere più bassa possibile l'IMU sulla prima casa. Sulla seconda casa l'aliquota è al 10,2. Seconda casa non si intende solo il secondo appartamento, terzo, quarto che uno si è comprato, ma si intendono anche tutti i fabbricati di categoria catastale D, fabbricati produttivi e quant'altro, i terreni, eccetera, terreni edificabili. Anche qui però attenzione, perché 10,2 è l'aliquota standard. Dopo abbiamo introdotto una serie di sgravi, per esempio per gli immobili affittati a canone concordato hanno un'aliquota più bassa del 7,6, questo per provare a favorire delle politiche abitative diverse. Abbiamo dimezzato l'aliquota per le case popolari, perché pochi sanno, ma è bene ricordarlo, che lo Stato, quando ha introdotto l'IMU, ha previsto che anche le case popolari paghino l'IMU. Lì abbiamo fatto un accordo con l'ATER, per cui scontando la metà del costo della tassa, loro hanno investito il risparmio per ristrutturazioni dei nostri immobili, degli immobili di edilizia residenziale pubblica. Siamo l'unica città italiana che ha aumentato la detrazione base dei famosi 50 euro per figlio, l'abbiamo estesa di ulteriori 50 euro per tutte le famiglie nelle quali risiede almeno un disabile. Quindi è una città che sta risparmiando. Non riesco a capire, Zampieri, perché dicono che Padova è una città cara, lei mi dice invece che è una città che sta risparmiando. Non riesco a capire. No, ma non c'è da. Però cerchiamo di. Non so chi ha detto risparmiando. Vediamo di riportare le frasi in maniera corretta, dottor Borile, perché non ho mai parlato di risparmio. Cioè, nel senso che non c'è questo. No, non so dove l'ha sentito, perché stiamo elencando quelle che sono le aliquote del nostro comune. Sull'addizionale IRPEF, a proposito di crisi, la scelta è stata quella. È vero che abbiamo aumentato di un punto e siamo arrivati allo 0,7, ma abbiamo anche introdotto contestualmente l'esenzione fino a 15.000 euro, che ha esentato il 40% dei padovani. Cioè, bisogna parlare, diciamo, esporre i dati in maniera completa, perché il 40% dei padovani è esentato dall'addizionale. E per i posti di lavoro, per il lavoro, Zampieri, chiedo rapidamente, allora, davvero, perché sono qui
Allora, siamo tutti d'accordo sul fatto che ridurre la pressione fiscale sia d'accordo, dopodiché anche da piccolo imprenditore quello che mi sento di dire è che in questa fase tra i vari balzelli che paga un SRL in Italia, devo dire che le imposte locali sicuramente pesano, ma non so se modificherei gli orientamenti di investimento di un'azienda sulla base di quello. Preferirei piuttosto, poi chiaramente dipende anche dal tipo di attività che si fa all'interno di un'azienda, avere nuovi clienti che si vengono a insediare nel territorio che potenzialmente possa andare a conquistarmi. Grazie Pisani, perché la sentiamo. Capisco, ma siamo in televisione, prego. Quindi si possono pensare delle cose, noi in parte l'abbiamo già fatto, peraltro quest'anno abbiamo ridotto del 10% la TARES per una serie di attività commerciali per una decina di categorie attraverso un intervento diretto dall'amministrazione comunale, da un fondo che abbiamo istituito per sostenere in qualche modo l'economia locale, quindi dei segnali in questo senso sono già presenti. Bisogna sempre avere poi chiaro un punto, perché condivido alcune delle cose che sono state dette, in particolare dal rappresentante del Movimento 5 Stelle, però anche se siamo in campagna elettorale abbiamo comunque il dovere di dire che quando riduciamo il gettito perché scontiamo le tasse dobbiamo anche spiegare. Quindi, quali sono... Quindi in prospettiva, Zampieri, e questi 5.000, devo davvero chiedere rapidamente, questi 5.000 posti di lavoro, mi sembra, a detta di tutti, non è un'utopia, si possono trovare volendo. Insomma. Allora, una prima scommessa è la realizzazione del centro congressi, che noi che parte, come si sa, e che siamo certi porterà sicuramente delle possibilità occupazionali. Io continuo a pensare, comunque perché sento dire di tutto di più in campagna elettorale, che comunque la natura della nostra città, la storia della nostra città, può farci pensare di riuscire a creare un numero elevato di posti di lavoro solo se riparte il manifatturiero e se creiamo le condizioni perché ci sia più manifatturiero che anziché fuggire dall'Italia resta, e resta in particolare nella nostra zona industriale. Garna, chiedo a tutti, io chiedo scusa anche a voi, un po' di rapidità. Perché sì, rapidamente, tabella, ho già espresso i miei concetti sul lavoro. Credo che siamo su grande parte, siamo tutti d'accordo sulla base, mi sembra anche... È una questione di buon senso. Ribadisco, rilanciare la funzione della zona industriale come manifatturiero, non piattaforma logistica, rilanciare la riqualificazione con degli sgravi fiscali energetica degli edifici, come dicevo prima, investiamo e ristrutturiamo l'esistente, perché ci sono le possibilità sia europee sia di avere sgravi in materia, e crea lavoro. Turismo, benissimo il centro congressi, benissimo il turismo religioso. Padova non può essere soltanto questo di turismo evenemenziale, cioè vengono due giorni, pagano il beato pellegrino, pagano la fiera e vanno via. Abbiamo un sito centrale fenomenale che è il mercato delle piazze, che è da 2000 anni un grande mercato coperto ed esterno, è forse una delle cose più belle che abbiamo in Europa. Sì alla città museo, diffuso, vivente, vissuto. Portiamo i turisti come turismo ricorrente e culturale in centro. La mostra Venetians l'ha dimostrato. E creiamo lavoro. Non dimentichiamo le periferie, chiudo. Purtroppo, mi dispiace, però una piccola tirata d'orecchi, il Museo Archeologico delle Acque del Padovano d'Altichiero, che fino al 2008 dava da lavorare a due persone, due archeologi nello specifico, ma non importa, fungeva anche da centro e polo di aggregazione sociale e culturale con i centri estivi per i bambini, con attività didattica. È possibile che con oltre 900 associazioni in questa città non si riesca a trovare i soldi per riattivarlo? Tra l'altro restaurato con oltre 100.000 euro per gli affreschi interni alla vecchia chiesa di Santo Fermo. Lionello, mi spiego, possibilità di lavoro ce ne sono veramente molte. E questo è un esempio pratico. Ditemi se ce ne sono, così Ma anche per le periferie, certo. No? Perché non è solo il centro. Allora, Tognoli per Maurizio Saia. Allora, innanzitutto sul discorso del turismo, sì, è vero, portiamo i turisti in centro, poi cosa succede? Che arrivano in centro e faccio un esempio, noi abbiamo un patrimonio di chiesa che è inestimabile, di opere all'interno. Tiepolo è all'interno della chiesa di Santa Lucia. Guarda caso che quando arriva il turista, in genere quando lo fa il turista in una città, cioè sfrutta il tempo per il turismo. Esempio, da mezzogiorno alle 4 del pomeriggio le chiese sono chiuse a Padova, tranne una chiesa, tutta Padova, al centro tutte le chiese sono chiuse. Allora bisogna cominciare a fare turismo, ma turismo, marketing del turismo, prima cosa. Abbiamo dei siti, sotto il salone c'è la famosa Villa Romana, non può arrivare il turista agli Stati Uniti, fare il numero di un cellulare per sapere dove può andare a vedere la villa. Allora bisogna prendere i ragazzi, ringraziamo che c'è qualcuno che lo esatto, fa. No, prendere dei ragazzi, agevolare forme di cooperative tra giovani, formarli,
metterli, siccome la pubblica amministrazione è dimostrato non ce la fa, non riesce, apriamo tutti quei siti pieni di cultura, che Padova è piena, li diamo in gestione a dei ragazzi, creiamo posti di lavoro per i giovani, formiamo i giovani, gli diamo la possibilità di trovare un lavoro all'interno e di aprire tutto il nostro patrimonio che è chiuso. Secondo, siamo pieni di spazi inutilizzati, perché Padova è proprietaria di spazi che sono chiusi. Altro esempio, tutte le giovani partite IVA, ma dico anche non solo le giovani, quelle pari del cinquantenne che ha perso il lavoro. Allora cerchiamo di creare, noi li abbiamo chiamati dei co-work, ma questo lo facciamo domani mattina, non è che dobbiamo aspettare un anno i soldi dalla CE, certo, eccetera. Creiamo degli uffici con tutta una parte di servizi di segreteria, per esempio centrale, abbiamo personale del comune. Alcuni magari li tocchiamo lì, tipo un numero di telefono unico che separa le varie aziende. Tognoli, no, non ho finito. Ha parlato poco, però. No, ragione, però no, devo chiedere a Svenia, dico, per tutti, dico poi quelli, le do più spazio dopo. Sì, per esempio, noi non è possibile che noi portiamo 5 milioni di perini all'anno e poi li mandiamo a dormire, o li mandiamo a casa di notte nelle autostrade, oppure li mandiamo a dormire ad Abano Terme perché Padova non c'è. Per esempio, i giovani, diamogli la possibilità di aprire dei bed and breakfast, abbiamo degli immobili, delle aree, incentiviamo, agevoliamo. Quello che mi stai dicendo, Tognoli, è che c'è la possibilità reale di trovare. Certo che c'è, ma questo, domani mattina, questo no, 10 anni che non ho fatto niente, questo che volevo sapere, e questo volevo sapere. Tedesco, sì o no, ho capito che tutti i progetti, non ne veniamo, non ne veniamo più, però Pado ha le potenzialità per trovare nuova occupazione, Tognoli, secondo lei? Sì. A mio avviso ha le potenzialità, chiaramente bisogna dare la possibilità a chi non ha governato per 10 anni, perché questa è una esclamazione demagogica. Brevemente, un punto che noi portiamo avanti come Padova Sociale, noi portiamo avanti, che è relativa al credito che per lo sviluppo territoriale, noi proponiamo una banca locale in cui il comune deterrebbe, una banca pubblica in cui il comune deterrebbe il 51%, il resto verrebbe dato al azionariato diffuso, che avrebbe, praticamente depositerebbe le entrate fiscali del comune, gli asset immobiliari, e permetterebbe anche ai cittadini di depositare i propri risparmi. Per fare cosa? Per far sì che si inneschi un circuito che agevoli il microcredito per piccola e media impresa e per artigiani. Oggi sappiamo benissimo che le banche fanno difficoltà anche a tirare fuori 10-15 mila euro per questo tipo di attività. Il tessuto territoriale è composto da questa realtà, soprattutto nella nostra zona, perciò noi proporremo questo progetto che è per lo sviluppo territoriale. Stefano Ghinato, sì, allora accelero. Mi pare di capire. Allora, il turismo è il volano dell'economia. E il volano del turismo è la cultura. Anche manufattiera, come diceva. È la cultura, quindi va rimesso in campo, la tassa di soggiorno ad esempio è improponibile, insomma, va rimesso in campo un turismo vero, organizzato, non solo centrale su Padova, ma di raccordo con, prima si parlava delle terme, Venezia, quant'altro. Padova ha questa fortuna storica di essere centrale rispetto al Veneto e quindi crocevia rispetto al Veneto, quindi può diventare veramente il centro amministrativo di sviluppo economico. E per questo noi abbiamo lanciato la proposta, l'idea, che quindi va, è una proposta importante, che è quella di Padova City, di rendere Padova capitale amministrativa, trasferire gli uffici amministrativi regionali su Padova per un'accessibilità maggiore, dove nella zona industriale che è deserta. Il commercio è importante per Padova, e quindi iniziare a pensare alla libertà nella scelta dei giorni di apertura, degli orari, per dare Padova, per renderla viva, e anche un fondo di garanzia per le piccole imprese commerciali che sono in difficoltà. La cosa positiva è salviato che tutti e nove, e siete d'accordo che c'è la possibilità di trovare dei nuovi posti di lavoro? Mi auguro che chi vincerà mantenga le promesse fatte in questa campagna elettorale. Dai Vorossi a tutti voi, perché mi sembra l'idea sia comune. Allora, abbiamo fatto fare un questionario all'inizio della trasmissione, abbiamo poco tempo, prolungheremo un po' con il permesso del mio editore, perché sono tutti temi importanti di Padova, però oggettivamente e obiettivamente capite anche voi che sono temi che andrebbero discussi uno a uno, e con i vostri candidati sindaci l'abbiamo già fatto. Questa sera abbiamo fatto un po' riassunto, abbiamo chiesto a tutti voi
la vostra idea sul tram, se è giusto fare la seconda linea o no, sull'idrovia, sull'ospedale, se è giusto fare l'ospedale nuovo, la risposta è no, oppure quello attuale sì, modificandolo ovviamente, sulla fusione dell'APS e Busitalia con Trepesati, il centro congressi, l'auditorium e la fiera, gli Eremitani. Vedete, tutti avete risposto, il nome è praticamente il candidato sindaco per essere riconosciuto a casa, però voi siete i rappresentanti di Giuliano Altavilla, per esempio, e Jacopo Berti, li abbiamo messi anche questi nomi in ordine alfabetico in modo tale che qualcuno non abbia qualcosa da dire, e quindi questi sono i dati. In totale, lo vedete sulla mia destra, dunque, quanti sono d'accordo per esempio con il tram? 5 non sono d'accordo e 4 non sono d'accordo nel fare la nuova linea del tram. Per l'idrovia quasi tutti d'accordo, tranne uno, e quel no. Qui abbiamo Bruno Cesaro che dice di no, praticamente Stefano, spiegato comunque. Sì, spiegato, adesso certo, abbiamo riassunto, però diciamo così. Sì. Per quanto riguarda l'ospedale, ci sono 8 no per fare quello nuovo in quella posizione. I no non sono nel non farlo nuovo, è non farlo nuovo in quella posizione, perché qualcuno ha detto io lo vorrei però non in quella posizione. Però mi sembrano tanti, 8 no e uno sì. Vediamo chi ha detto sì, immagino Ivo Rossi. Esatto, Ivo Rossi, l'unico che ha detto sì è stato il mi sfugge che il nome è Umberto Zampieri. Poi per quanto riguarda la fusione mi sembra che ci siano 7 no e 2 e sì, il centro congressi 8 sì 1 no, e già, quello è stato già, ormai è già opera iniziata. Poi l'auditorium ci sono, lo volete in fiera o lo volete in piazza Eremitani, mi sembra che non lo vogliono in piazza Eremitani, non lo vogliono in 5, e quei 4 che lo vogliono, 3 lo vogliono in fiera e 1 lo vuole in piazza Eremitani, però 5 non vogliono l'auditorium. Per quanto riguarda i parcheggi, tutti vogliono perché i parcheggi, e per quanto riguarda la viabilità, ovviamente va ritoccata, perché non è una viabilità che va bene per i commercianti, per i tassisti, per gli autisti degli autobus. Questo è per quanto è venuto fuori. Zampieri, inizio a te. Bisognerebbe parlarne uno a uno, però se riusciamo a fare un ragionamento complesso con tutti, potete intervenire nel ragionamento, un po' di dibattito possiamo farlo, va bene, vedo che vuole. Sì, un po' più di spazio da sta parte, perché di là parlano tantissimo. Perché alla fine si stringe qua. È successo nell'ultima domanda, però non me la perdonate mica. No, assolutamente. Cerco di farvi parlare tutti, è successo nell'ultima domanda, avete ragione, chiedo venia. Questa volta parleranno un po' più di sì, però possiamo fare un dibattito, perché quello che vuole Pisani non vuole che noi facciamo capire bene alla gente cosa farete, invece vuole che facciamo una discussione come anche lo vuole Salviato. Allora, cominciamo con Ivo Rossi, che con Umberto Zampieri, che è l'amministrazione attuale, e questi sono i punti più importanti, ce ne sono degli altri, però noi abbiamo messo i più importanti. E ovviamente potete controbattere quello che dice negli argomenti che volete. Prego Zampieri. Sì, le domande le ho compilate fuori prima, erano sostanzialmente delle domande su proposte che l'amministrazione sostiene già, quindi certo. Quindi non sono sui programmi dei candidati, sono delle opinioni su quello che sostiene l'attuale amministrazione, che si confronta con gli altri candidati. Come metodo non so se offra la possibilità di un dibattito sulle proposte oppure sui no. Lo offre. Se lei dice per esempio il tram a 4. Allora, adesso guardandole così, di positivo mi pare di vedere che si condivida in maniera importante. Ci guardiamo dalla regia il tabellone. L'idea della realizzazione della seconda tranvia della città, probabilmente perché dopo che noi abbiamo realizzato con Ivo Rossi e Flavio Zanonato la prima, si sono visti i benefici sulla mobilità pubblica, diciamo, del fatto su questo noi siamo estremamente contrari. No, vedo che ci sono dei contrari, che rispetto a quello per esempio vediamo il tracciato, eccolo qua, ragioniamo sul tracciato, ragioniamo sul tracciato. Garna, lo lasciamo finire, prego, prego, chiedo rapidità anche Umberto, che rispetto a quello che mi aspettavo vedo più sì, ecco, sulla questione della tranvia di quanto mi aspettassi. Mi pare un fatto positivo. Del resto la tranvia che abbiamo realizzato da nord a sud ha dato dei benefici diffusi e probabilmente non economici, però mi sembra molti candidati li sostengono perché probabilmente rappresenteranno anche cittadini che effettivamente spingono in questa direzione. Do la linea.
l'idrovia, tutti sanno che è una cosa fondamentale per garantire la sicurezza idraulica. E lo sa anche il PD, quindi siamo e aspettiamo con fiducia che la regione si muova. L'ospedale invece, come si vede, è una questione che non molti costeggiano. Ecco, su questo mi soffermo. Ecco, noi pensiamo che la realizzazione del nuovo ospedale invece sia una straordinaria opportunità per Padova. Qui ad esempio si continua a parlare di posti di lavoro, senza voler vedere il fatto che se non rinnoviamo la struttura ospedaliera della nostra città, noi rischiamo di perdere i posti di lavoro che già abbiamo, facendoci divorare, scusami Giuliano per cortesia, Giuliano dai. Pisani, spendiamo, le do la parola, stiamo allora, un attimo calmo, le do, parliamo tutti. E dopo dirai la tua, insomma, dai, ti abbiamo ascoltato. Lei ha precisato prima che possiamo siamo non contrari al nuovo ospedale, ma nuovo ospedale lì, a Padova Ovest. Quindi sentir dire allora, che noi siamo contrari al nuovo ospedale detto, non va ma bene. Mi sembra di averlo detto, no? Mi no, sembra lei l'ha detto, certo. Io correggevo il fatto certo, che noi non siamo contrari. Allora, loro dicono... sì, ho già capito, ho ascoltato cosa dice Giuliano. Vabbè, ma allora, siccome collocare un ospedale non è come collocare una palestra, cioè servono raccordi viari e superfici enormi, e l'idea che finora è andata avanti è questa. Se ci sono proposte alternative, dopo ogni candidato dirà. Proprio adesso è Tognoli, allora via, cominciamo rapidamente. Ha chiesto Tognoli prima, vengo anche da lei. Tram, mi dite la parte sinistra. Giunta destra per Orello, poi se non vado non ricordo male, ma forse è anche l'ora. Comunque andiamo avanti. Sull'ospedale è un no, perché noi riteniamo che in un momento come questo, dove non si fa fatica ad arrivare alla terza settimana ma alla seconda, andare a sprecare anche un solo euro, una sola energia in città, senza prima pensare alla povertà diffusa che c'è, al degrado sociale che c'è specialmente degli anziani, e pensare all'ospedale, noi diciamo benissimo, tanto vogliamo dei conti. Quanto il comune, perché si fa presto a dire in termini di le risorse comunque umane ha un costo. Non si può dire non spendiamo niente, no, ma intanto gli uffici devono lavorare, quindi chi dice che non costano forse viene un pianeta. Beh, praticamente è per sistemare pianeta, quello attuale, giusto? Beh, un pianeta diverso. Quindi, primo vogliamo dei ricorsi, secondo noi non ci aggiungiamo un euro, terzo lo decideranno i cittadini. Vogliamo fare una consultazione popolare alla base, alla luce di tutte le alternative, di tutti i costi che ci sono da sostenere, ma prima di tutto, ripeto, in questa città è lavoro e sociale. Per quanto riguarda poi il discorso dell'auditorium e la fiera, sul discorso poi della fusione APS Bassa Italia, sì, attenzione, c'è un sì, si invertono le quote però, no, così com'è, che noi dobbiamo sempre essere secondi e sempre essere tirati agli altri, no, si invertono, quindi APS con la maggioranza e Bus Italia con la minoranza. Eccomi qua, benissimo. Allora, l'ospedale è un sì, è un no, nel senso che non ha senso in questo momento. Non si conoscono i costi, si parla di 1 miliardo di euro, chi paga, come si fa, da dove si prendono i quattrini, che tipo di eccellenza avrà questo ospedale, cosa si dovrà fare, le infrastrutture laterali, un abbattimento dei posti letto e dove sono le strutture intermedie, soprattutto per anziani quando escono, quindi è molto fumosa la cosa. Sono contento che prima anche la Lega, che è 15 anni che governa la sanità in Veneto, si è accorta che queste cose non si devono fare, insomma, cioè, in questo momento parlare dell'ospedale è come dire, non so, facciamo la Torre Eiffel in Prato della Valle, uguale, cioè no, ha bisogno di sostanza, dobbiamo entrare nel merito delle questioni, non si può restare lì, sì, ospedale, facciamo, bellissimi posti di lavoro, no, la sanità è un'altra cosa, la sanità è una cosa molto importante. Il tram, sì, ma non con questa linea, no, con questa prospettiva assolutamente priva di lungimiranza. Non si può deturpare un polmone verde, devastare un altro quartiere dal punto di vista delle attività commerciali, insomma la Guizza l'abbiamo vista che fine ha fatto, insomma, sì, importante il tram, ma non si deve fermare lì, dobbiamo mettere in rete le eccellenze che ci sono dell'università, bisogna andare fino all'Agropolis, altrimenti che senso ha fare una linea del tram? Così le cose devono essere utili per i cittadini prima e poi per la città, se non lo sono né per l'uno né per l'altro, cosa le andiamo a fare? La fusione APS Bassa Italia, cioè bisogna
bisogna guardarci molto attentamente, perché abbiamo visto fino adesso quali sono le svendite e le ambiguità APS, ACE, Gasser, insomma, salve. Francamente diciamo, dobbiamo essere molto più trasparenti, guardiamoli bene questi numeri, vediamo esattamente se le cose sono così o se è soltanto un'operazione di carattere politico, partitico o di qualsiasi altra situazione. Queste sono le cose importanti e il centro congressi porterà lavoro, spero di sì, ma speriamo di farlo fatto bene. L'auditorium è una priorità in questo momento, l'auditorio, va bene, facciamolo dove c'è anche il centro congressi, abbattiamo questi costi, non limitiamoci a parlare, a sparare cose, o abbiamo una visione attenta dello sviluppo di questa città, altrimenti certo. Non andiamo da nessuna Roberto parte. Roberto Todesco. Molto velocemente, sulla linea del tram, ribadisco quanto detto, cioè il nostro è un no, nel senso che come è stata fatta la via non ha, secondo me, ha portato anche un disagio al commercio cittadino e una serie di... E come la fareste voi? Di conseguenza negativa. A parte no, beh, noi tendenzialmente eravamo contrari proprio a quella, la seconda via, ah. se già c'è un problema cerchiamo di non duplicarlo. Dopodiché, scusi, che è sparito la schermata, si può... Se lasciamo la schermata, Nicola e Claudio, regia, grazie. Suggerisco. Sull'idrovia, guardi, no, era tendenzialmente per un fatto. C'era, diciamo, uno scetticismo perché sono 50 anni che se ne parla di idrovia. È chiaro che è un tema assolutamente importante da affrontare, però crediamo anche che ci siano anche ulteriori priorità. Però, Todesco, se l'idrovia viene... Vi dico quello che ho sentito l'ultima volta nei ragionamenti quando si è allagato Casalserugo, Bovolente, a quelle zone lì, lo Stato ha rimborsato ai cittadini 400 milioni di euro. Per ultimare l'idrovia, per rendere che Vicenza e Padova non vengano più allagate, ce ne vogliono 200. Perché poi non si fa? Non è colpa della regione, sarà colpa di chi? Cioè, perché non deve essere fatta quando poi lo Stato ha dato 400 milioni di risarcimento agli alluvionati? Perché? Cioè, non riesco a capire che è di una semplicità raccontarla così, quantomeno mi sembra. Sì, resta il fatto, era più, andava motivato appunto per lo scetticismo, per il fatto che negli anni, cioè non è un'opera che riteniamo comunque importante, non sia stata portata a termine. Perciò ecco, volevo spiegarla in questo senso. Certo. Ospedale no, nel senso che riteniamo anche qui che ci siano delle altre priorità e noi siamo per la riqualificazione dell'ospedale esistente. Non credo che generi ulteriori posti di lavoro, ma vedo invece un finanziamento, un esborso enorme che non possiamo permetterci. Funzione APS Bassa Italia sicuramente gestita con maggiore trasparenza, il no è dovuto a questo. Centro congressi abbiamo dato il nostro sì, l'auditorium è un no, più che altro anche dove voleva collocazione Fiera Piazza Remitenne, abbiamo una proposta di una tensa struttura da Piazzale Boschetti che venga utilizzata soprattutto in funzione dei giovani, è anche un argomento che abbiamo sviluppato maggiormente nel nostro programma, però vado in velocità giusto per cercare di affrontare tutti gli argomenti. Ringrazio. Parcheggi, sì, chiaramente va concepito, anche lì sarebbe un discorso complesso, però il centro cittadino soprattutto ne risente moltissimo ed ha influenze negative chiaramente anche nel commercio cittadino, perciò un piano non siamo per implementare Piazza Insurrezione, ma per sviluppare, abbiamo trovato anche in altre proposte, ci sono delle zone che possono essere sviluppate. E la viabilità chiaramente sì, nel senso che va sicuramente, c'è molto da utilizzare. Fabio Salviato, abbiamo scritto viabilità che non abbiamo accennato, perché nelle trasmissioni che abbiamo fatto con il professore, con anche giornata politica, tutti gli intervenuti, parlo dei tassisti, parlo l'ultima volta sono arrivati gli autisti degli autobus, si lamentano della viabilità di Padova. Diceva un tassista al professor Manocasi che era in macchina, io delle volte lo metto il tassametro perché per fare un giro tutte le strade mi portano alla stazione e non mi fanno andare nel posto esatto. Ecco, allora c'è una viabilità da ritoccare, ecco il motivo per cui io ho fatto questa domanda. È un esempio che ce ne sarebbe esatto, un esempio, certo. Certo. Salviato. Sì, sintetico, quindi tram, la risposta è interlocutoria, nel senso sì, però va verificato quartiere per quartiere, perché crediamo che possa essere anche una, quindi con la popolazione la trasversalità. Ricordiamo Salviato per Francesco Fiore, lo ricordo, sì, per i telespettatori. La trasversalità, quindi se appunto c'è l'ok, quindi anche sul tracciato evidentemente si deve concordare quartiere per quartiere quello che può essere, diciamo, anche una viabilità che possa essere coerente in accordo con i vari quartieri. Sull'idrovia assolutamente sì, dobbiamo sfruttare le vie d'acqua, non solo dell'idrovia, ma io credo anche di altre opportunità, è una cosa fondamentale e molto importante. Sull'ospedale perché noi abbiamo chiesto documentazione, aggiornamenti, vogliamo capire qualcosa di più, sicuramente bisognerà rinnovarlo quello attuale, le spese di rinnovamento e comunque se dovessimo
farlo in project financing. Il project financing è una delle cose più costose, sappiamo che ci va il 20% di interesse, assolutamente no, va rivisto quello che viene fatto in questo momento ed eventualmente si cerca di capire come rifarlo, come rivederlo. Io vorrei ricordare sull'ospedale solo una cosa, che magari l'Italia, però Padova non è esente, per quanto riguarda la corruzione è all'84esimo posto assieme al Ghana e al Niger. Noi pensiamo che nella nostra città non ci sia corruzione, e la corruzione corre con questo tipo di iniziative, quindi bisogna stare attenti non una ma 10 volte anche su questo tipo di attività. Jacopo, però prima faccio una domanda a Umberto Zampieri. Umberto, una domanda per curiosità, anche per far capire ai nostri telespettatori, ai cittadini padovani. Per esempio, sull'ospedale, che è quello dove i numeri sono più eclatanti, se 8 dei futuri candidati sindaci hanno detto no, non farlo lì, oppure che rimanga dov'è, perché l'attuale amministrazione l'ha fatto senza chiedere il parere dei cittadini, se è fatto così? No, però non diciamo sciocchezze. No, una domanda la mia, mi corregga, non voglio dire sciocchezze, posso sbagliare. Allora, l'amministrazione non fa l'ospedale. L'amministrazione può localizzare attraverso lo strumento di programmazione urbanistica l'area. Qui si continua a giocare su un giochino abbastanza tipico della campagna elettorale, su delle cose che non, poi i cittadini non capiscono bene. Chi deve costruire l'ospedale è la Regione del Veneto. Il comune, disponendo della possibilità di programmare l'uso delle aree, stabilisce qual è l'area che mette a disposizione. E siccome la regione fino ad oggi ha continuato a dire volete che ve lo finanziamo, dovete dirci dove lo mettete, si è espresso in questo senso il Consiglio Comunale. Quindi è la regione che decide l'ospedale? No. Allora, parliamo di un'opera che riguarda la città e giustamente le leggi prevedono che il comune interessato dica dove lo vuole. Primo se lo vuole, secondo dove lo vuole. Chi lo finanzia, essendo la materia sanitaria di competenza delle regioni, è la regione. Allora, una città può dire guarda, a me non interessa, a quel punto la discussione si chiude lì. Ma finora Padova non ha detto non mi interessa, abbiamo detto cerchiamo di andare avanti in questa direzione. Ed è stata avanzata la proposta di Padova Ovest per tantissime ragioni, non ultima il fatto che l'area di Padova Ovest, quella vicino allo stadio, è, come tutti sanno, attaccata alla tangenziale e quindi da un punto di vista della viabilità, della raggiungibilità, della comodità, perché ha un valore aggiunto. Non abbiamo sentito fino ad oggi proposte che tendono a creare un'alternativa possibile. Si spazia dal project financing, problema che non riguarda l'amministrazione perché è un problema di Zaia e della regione Veneto. Si dice che ci possiamo tenere il vecchio, senza spiegare ai padovani e ai pazienti quanto costa mantenere il vecchio e quanti soldi ogni anno vengono buttati via per raffazzonare il nostro vecchio. E terzo, ci troviamo a parlare di implementare l'occupazione in città mentre altri ospedali del Veneto come Verona mangiano pezzi del nostro ospedale e quindi ci perdiamo posti di lavoro oltre che un servizio come quello sanitario. Certo. Che risponde alla domanda, ci vogliono 6 anni per fare l'ospedale nuovo e in questi 6 anni cosa facciamo? Bisogna ristrutturare quello vecchio. Ma quello vecchio forse non sei aggiornato, no. Non è che ogni anno non ci succede nulla, vengono spese centinaia di migliaia di euro su quello vecchio. No, anche quest'anno ci vuole. Quindi non è che in quei 6 anni accadrebbe qualcosa che non accada già. Ma chi risponde alla regione Zampieri adesso per la manutenzione? Eh beh certo, ma è un'idrovora energetica, c'è continuamente in cantiere. Insomma credo che l'ospedale, chi vive la città lo veda, no? Cioè si vede che ci sono costantemente degli interventi. Non è che oggi l'ospedale è a posto, non ci sono mai lavori e qualcuno si sogna di farne un altro. C'è un problema serio perché deve essere costantemente oggetto di interventi, ma non da 20.000 euro, 30.000 euro, da centinaia di migliaia di euro. Poi io capisco che essendo una proposta che qualifica, diciamo, che caratterizza il centro-sinistra, Ivo Rossi, in campagna elettorale ci possono essere opinioni diverse, è naturale e legittimo, però inviterei a riflettere bene perché noi non siamo una città nella quale l'ospedale è una piccola attività, è una delle attività strategiche della città. L'ha spiegato chiaramente, chiedo scusa a tutti se vi interrompo perché poi vedo Pisani che è sempre il più nervoso di tutti, Pisani. Sono nervoso, però Dirà ha parlato molto meno. Prego Berti. Il dottor Zampieri ha giustamente sottolineato come sia il comune che decide quali sono le aree.
Brillantemente questa amministrazione ha destinato, o quantomeno ha provato a destinare quest'area, che è un'area alluvionale, è l'ex alveo del Brenta, per cui posare la prima pietra solo per opere di bonifica costa 110 milioni di euro. Quindi di tutte le aree, io posso capire che sia vicino a una tangenziale, però costa 110 milioni di euro solo per iniziare a posare la prima pietra. Ora io voglio dire, facciamo delle altre proposte, andiamo a cercare delle altre zone. Questa è sicuramente un vulnus enorme che il comune non ha considerato. Quindi, per prima cosa, assolutamente un no netto su questo, perché è assolutamente praticamente sulla Senato. Posizione, giusto Berti? Assolutamente, questa è la posizione. Poi vado velocemente in ordine per facilitare. Tram, un no netto perché è una tecnologia vecchia di una società fallita, perché la Translore è una società fallita, per una tratta che va a essere fissa nel territorio, quindi noi andiamo a deturpare in maniera irrimediabile quello che è il tracciato. Noi cosa proponiamo? Uno studio di tre ingegneri dell'Università di Padova, un'età compresa tra 25 e 30 anni, che hanno inventato degli autobus elettrici che hanno dei metodi di scambio. Volete stare qui con me di più? Se dite di sì, vi faccio vedere tre minuti il viaggio della nuova linea del tram. Se volete ve la faccio comunque vedere. Chiedo alla regia di estrapolarla. Se io vi dico solamente questo. Per fare una linea del tram sono stati spesi 120 milioni circa. Per fare una linea completa del progetto che noi proponiamo, un progetto 2015 come concezione, costano 4,8 milioni. Senza andare a intaccare irrimediabilmente il territorio. Non è neanche da spiegare quanto è più conveniente da tutti i punti di vista una soluzione del genere. Ora, idrovia, abbiamo già detto e parlato ampiamente, quindi continuo col sì. Ospedale, ho risposto prima. Fusione APS e Bus Italia. Beh, insomma, abbiamo visto con quello che è successo con Acegas Era. Domani arriverà la seconda reazione di tutto quello che è già stato detto settimana scorsa. La Corte dei Conti ha iniziato a muoversi per quello che è stata una svendita completa di minimo 107 fino a 800 probabili milioni di euro. E questo, nel frattempo, ha reso il sindaco di Padova ministro. Evidentemente è stata veramente una buona operazione per qualcuno. Quindi figurarsi se andiamo a essere favorevole a un'operazione che parte da Firenze, dove è l'unica città dove è stata fatta, è stata bloccata a Genova ed è stata bloccata di nuovo a Padova. Da noi, grazie a un esposto alla Corte dei Conti che è stato proposto. Centro Congressi Auditorium, rispondo, è un no doppio, perché vogliamo seguire un esempio estremamente virtuoso, che è un esperimento estremamente ben riuscito della cittadinanza. Già iniziato, lo so. E infatti andrebbe, in questo caso andrebbero unite le due cose, andrebbe creata quindi una sinergia molto forte tra quelle che sono queste due attività. Parcheggi e viabilità vanno a sposarsi assieme in quello che è il progetto iniziale di cui parlavamo, quindi un progetto di viabilità che va completamente a rivedersi in un'ottica. Giuliano Pisani per Andrea Colasio, chiedo alla regia se riesce a farmi sapere se ha trovato il file con il viaggio del tram. Prego Pisani. Allora, molte cose sono già state dette, ma nella precisione vorrei dire l'ospedale. Paleoalveo del Brenta, è vero quello che dice Jacopo Berti, 110 milioni di euro solo per la bonifica, ma l'installazione di idrovore permanenti, perché il problema si può riproporre ovviamente in qualunque momento. Ma vogliamo anche dire che il progetto stesso è sbagliato, non il luogo, perché non si prevede ad esempio che il campus, non c'è più il campus universitario, per cui noi avremo gli studenti e le cliniche da una parte e l'ospedale da non so a quanti chilometri. Le infrastrutture, non è la tangenziale che risolve il problema, la vicinanza con lo stadio, tutte queste cose io le ho sostenute in consiglio comunale dal gruppo dove ero indipendente del PD. Ora, se il PD poi ha votato diversamente, non è colpa mia, io queste cose le dissi. L'idrovia, addirittura sono quello che ha presentato l'emendamento alla delibera dicendo, per piacere, invece di canale scolmatore, vogliamo mettere la parola idrovia, ma il problema era che il PD era d'accordo sulla camionabile. Questi sono i dati, perché altrimenti perdiamo l'orizzonte delle cose. Per quello che riguarda il tram, io sono nettamente contrario all'idea della Sografi Volta Barozzo,
Ma se il Movimento 5 Stelle presenta un progetto, come così ha illustrato, che è funzionale e costa meno, io assolutamente sono per quello. Cioè, qui noi dobbiamo ragionare in termini di quello che è l'interesse dei cittadini. L'ospedale di Ferrara meriterebbe un'inchiesta, no? Che rendesse noto ai padovani che cosa è successo a Ferrara con un ospedale costruito fuori città ampiamente, con progetto di finanza, dove oggi un cittadino che si reca in ospedale usa una linea privata ad 8 euro avanti e 8 euro indietro per andare in ospedale. Cioè, queste sono le cose. Vorremmo che l'informazione, non di questa televisione, ma in generale, dicesse le cose con una chiarezza diversa. Poi, per quello che riguarda l'auditorium, io credo che abbiamo davvero sprecato 10 anni a discutere di una sede sbagliata, di un progetto sbagliato, eccetera, e sarei dell'idea che il centro congressi dovrebbe avere la torre scenica. E ricordo che non si può passare da un centro congressi a un auditorium, ma bisogna passare da un auditorium a un centro congressi, perché c'è una questione di acustica che deve essere primaria. Quindi prima si dovrebbe fare un auditorium con torre scenica e utilizzare questa struttura come centro congressi. L'ho sostenuto in consiglio comunale, sì, perché Padovanet riporta tutte le registrazioni. Mi hanno ascoltato? No, speriamo che la prossima amministrazione ascolti. Abbiamo sforato tanti minuti, tanto per dire una cosa. Allora, prima di Boron e Gala, che devono concludere il giro, facciamo questo giretto in tram e partiamo dalla stazione, scooter, andiamo a vedere com'è il viaggio, poi vi rendete conto dove dovrebbe essere. Che la linea è creata per andare in ospedale. Ecco, guardate, partiamo, andiamo, chiedo alla regia se possiamo andare, e qui partiamo in scooter. Questo ovviamente la riconoscete a Padova, tutti, inutili che ve la spieghi. Sì, siamo alla stazione. Se la guardate nel monitor piccolo, se riusciamo a mettere anche nell'altro monitor Claudio Nicola dietro al professore, così la posso vedere tutti bene, e qui stiamo facendo la stazione. Il tram fa questo tragitto, eccolo qui, adesso va nella parte sinistra della Chiesa della Pace, tanto per capirci, e vabbè, non ci sarà l'autobus che impedirà il viaggio. Qui siamo sempre dalla l'autobus parallela. L'autobus che scappa è inseguito. Esatto, eccolo qui, vedete il tragitto che sta facendo il nostro tecnico in scooter. Eccolo qui, qui arriviamo a Goggi, dove c'è praticamente la prima fermata dove dovrebbe essere, che è Piazzale Boschetti, che sicuramente tutti conoscerete, tutti conosceranno. Poi prosegue verso l'ospedale, il tragitto che state vedendo è quello che farà, o quantomeno, scusatemi, dovrebbe fare la linea nuova del tram. Mi corregga anche Umberto Zampieri se abbiamo fatto o messo delle inesattezze. Per andare in ospedale. Stiamo andando in ospedale, questa è la strada che non ci sarà più. Il nuovo tram, la linea nuova del tram, ovviamente avrà così e supera, e c'è la fermata del Morgagni, che è questa qui, vedete praticamente la strada che poi va al portello, poi prosegue per andare in ospedale, poi ci sarà ovviamente la fermata all'ospedale. Adesso la vedete, non so se l'avete mai visto questo tipo di filmato. Eccolo qui. Adesso si ferma, questa è la fermata dell'ospedale, eccolo qui, vedete. Ovviamente fa la fermata, riprende e poi entrerà verso Forcellini, praticamente per tagliare il parco che adesso andremo a vedere, e poi per andare dietro a San Paolo. Insomma, adesso lo vedrete, perché dura 2 minuti, dunque non è nemmeno lungo per farvelo vedere. Qui siamo già entrati nella zona che va verso Forcellini, insomma uso questo, anche se qui non siamo ancora, questa è via Sografi, è la fermata di via Sografi. Adesso andiamo avanti, attraverserà la strada ed entrerà nei giardini, nel parco. Il tram, eccolo qui, vedete, qui c'è il semaforo, entrerà nel parco, adesso lo vedete proprio dove ci sono le transenne, eccolo qui, entra nel parco dove c'è la pista ciclabile, dove passano i pedoni. Ecco, dove questa è la parte più devastante, no? Assolutamente. Come no? Dico, meraviglioso. Mangiamo. No, io lo sto facendo. Appunto, dico, belle immagini. Sì, qui. Ah no, pensavo che mi contestasse. No, va messo in una cineteca, come dire, non lo faremo mai. Vabbè, io ve lo sto spiegando poi. Sì, ma lo conosciamo. Qui siamo nella parte. Lo contestiamo perché lo conosciamo. Siamo nei campi del Parco Iris, poi fra poco troveremo i campi del San Paolo, ci sono i campi da tennis, il bocciodromo, i campi da calcio, insomma, eccoli qui, le piante sportive, vedete, i campi da tennis. Poi proseguirà per andare vicino all'argine di Volta Barozzo, poi prenderà il ponte. Insomma, adesso lo vedete, quello qui. Guardatelo, ti dà un servizio.
qui non c'è nessuno che ci abita, quindi in mezzo ai... andiamo in mezzo ai campi, è un'idea geniale, mentre il traffico... Questo è dove c'è la scuola Cornaro, ecco, che è in zona San Paolo, tanto per capirci, sì. Poi riprende la, la corsa. È progettato da incompetenti. Eccola qui, abbiate questo pazienza, è. Siamo arrivati quasi al capolinea, era per farvelo vedere interamente, sì, sì, sì. A voi e anche a quelli che stanno a casa, l'abbiamo già proposto, però lo facciamo rivedere. Dato quindi che mentre via Facciolati è piena di auto, eccolo, qui adesso arriviamo sul ponte di Volta Barozzo, poi scende, sì, sì. Poi scende, eccola qui, questa è il centro di Volta Barozzo e va dietro, va in via Zeno, adesso vedrete, poi arriva nella rotonda e dunque arriverà al capolinea praticamente fra poco. Questa è la parte destra di Volta Barozzo, se non sbaglio, non vorrei far confusione nel parlare velocemente, quindi chiedo venia se mi sbaglio, però siamo a Volta Barozzo qui, Sì, è la parte sinistra. Sì, esatto, la parte sinistra, ecco, la parte sinistra, qui siamo a Volta Barozzo e qui dovrebbe, e fra poco c'è il capolinea, qui vedete lì c'è la tangenziale, qui c'è il capolinea, insomma. Eccolo, questo è il Umberto Zampieri, il tragitto che dovrebbe fare la nuova linea del tram. Ritorniamo.